Io ci sono successe tante cose in questi anni trascorsi accanto a Giuseppe Graviano, che poi non sono così tanti, ma sono 2 e mezzo, circa 3 anni, maggio 91, gennaio 2094, saranno 2 anni e mezzo. Ci sono stati svariati episodi che, compiuti in maniera, se vogliamo, inconsapevole, che però, diciamo, mi hanno reso complice o partecipe di fatti brutti, atroci, che sono avvenuti negli anni, e queste, diciamo, sono le cose più brutte che poi, diciamo... Lei intende riferirsi alle stragi di Via D'Amelio e di Capaci? Ma soprattutto alla strage di Via D'Amelio. Ecco, allora, su questo le farò delle domande molto specifiche, perché... sono argomenti che riguardano altre autorità giudiziarie, quindi non ci possiamo dilungare eccessivamente, però ovviamente è utile che alcune cose lei le riferisca a questa Corte. Sì. Ma sarò io a fare le domande in merito. Intanto vorrei capire... Poi lei... ci sono altri fatti pure, per esempio? Un altro omicidio, un altro tentato omicidio. Quale omicidio? Un certo Mandalà, avvenuto nella zona di via Conte Federico, tra la fine del 91 e l'inizio del 92, non ricordo bene il mese. E lei che ruolo ha avuto in questo momento? Niente, io ho accompagnato Giuseppe Graviano a Piazza dei Signori e lì c'era Gaspare Spatuzza che lo stava aspettando, io lo consegnai a Spatuzza e me ne andai. E poi... Consegnò? Che vuol dire lo consegnò? Arrivamo in questa piazzetta che è alle spalle di Piazza dei Signori, dove Spatuzza o abitava o comunque aveva dei parenti che abitassero lì, lui c'era un magazzino. Io arrivai là in questa piazzetta, Giuseppe è sceso dalla macchina e se ne andò con Gaspare. Diciamo. Ah, quindi lei... consegnò Graviano a Spatuzza? Sì, sì, senso, poi il pomeriggio appresi che c'era stato un omicidio proprio a poche centinaia di metri da... Diciamo, questo Giuseppe non me lo disse che cosa stava andando a fare, ma lo capì benissimo. Un altro fatto che è avvenuto è quando c'è stato l'attentato al dottore Germanà a Tricina. Sì? Stessa cosa, stessa modalità, mi chiese di battergli la strada perché dovevo andare a Tricina di mattina presto. Io ero davanti con la macchina, lui mi seguiva con la sua macchina insieme alla sua fidanzata, sempre Rosaria Galdi. Arrivammo in questo villino di Tricina, dopo una mezz'oretta lo venne a prendere Matteo Messina Denaro e io rimasi in casa con Rosaria Galdi. Lui mancò mezz'ora, un'ora, una cosa del genere, non mi ricordo di preciso. Ritornò tutto sconvolto e io ho detto: ma Giuseppe, che c'è? Dice: è andata male, è andata male. Dice: ma io ho detto, che cosa è andata male? Dice: resto vivo. Dice: è rimasto vivo. Dice: ma che... cioè, ho capito, è rimasto vivo che avevano fatto qualche cosa. E poi nel pomeriggio appresi che c'era stato l'attentato al dottore Germanà. Ecco, queste sono le cose che mi hanno... queste sono le cose che mi hanno distrutto la vita, ma l'hanno spenta, dottore, perché mi sono reso inconsapevolmente, diciamo, complice di fatti che, cioè, non sapevo che dovevano accadere. Beh, io quando conobbi Giuseppe lo dovevo aiutare per la sua latitanza e trovargli la casa, però poi ci si trova coinvolto in queste cose. Giuseppe Graviano non era esattamente un santo, quindi se le poteva aspettare, ma lasciamo stare. Sì. E, a proposito di questo incontro a Tricina con Messina Denaro, sì, era la prima volta che lei lo vedeva o comunque che vedeva incontrarsi Graviano con Messina Denaro? Io non ricordo adesso esattamente se a Messina Denaro l'ho visto la prima volta a Palermo o l'ho visto la prima volta nella zona di Tricina, perché Messina Denaro è stato un periodo, che siamo nel 1992, dove lui ancora non era latitante, ma si comportava da latitante, faceva il latitante nella zona di Brancaccio, che aveva una casa messa a disposizione appunto da Giuseppe Graviano. Uh-huh. E me ne occupavo pure io l'ho fatta sistemare questa casa, ci passavo per sapere se lui aveva di bisogno. Viceversa, quando Giuseppe nei periodi pure estivi passava qualche settimana pure nella zona di Tricina, Matteo metteva a disposizione dei villini in questa località appunto di Tricina. A quei tempi c'era un certo Michel Giacalone, che era gestore di questo, gestiva tantissimi appartamenti nella zona del mare. Sì. E trovava le case. E poi sempre qui a Tricina ci siamo andati più di una volta, perché mi ricordo una volta durante un pranzo in un ristorante che si chiama U Pescatore, se non sbaglio si trova a Mazzara o a Mazzara del Vallo, durante un pranzo appunto c'erano presenti, oltre a Matteo Messina Denaro, c'era un certo Andrea, poi c'era Vincenzo Sinacori, c'era Francesco Geraci, appunto io con Giuseppe Graviano, e poi c'era un'altra persona che ricordo aveva una ferita molto visibile d'arma da fuoco, gli avevano sparato da poco tempo, non mi ricordo come si chiama questa persona, comunque era stato vittima, diciamo, di un attentato. E proprio in quell'occasione mi ricordo che stavamo per iniziare a mangiare, entrò il dottore Germanà,
per pranzare là, e Matteo appena lo vide subito cambiò espressione e ce ne andammo tutti. Diciamo che le visite con Messina Denaro erano frequenti sia nella sua zona che a Brancaccio, però non mi ricordo la prima volta, però la prima volta che lo incontrammo, siccome lui neanche era diciamo latitante, me lo disse chi era, dice si chiama Matteo, dice Messina Denaro, dice ci sono bravi ragazzi, lui mi disse, dice fanno la bella vita, soldi non gliene mancano, così. Mi ricordo pure che una volta mentre andammo, ci recammo, in una delle primissime volte che noi ci recammo nella zona da lui, passammo dalla gioielleria di Franco Geraci. E dove, in che città? Non mi ricordo se a Castelvetrano, se appunto se perché mi sembra che uscivamo, noi quando andavamo in questa zona uscivamo a Castelvetrano o a Triscina, a seconda diciamo se ci poteva essere un posto di blocco o meno. Credo forse a Castelvetrano c'era la gioielleria Franco Geraci e ci fermammo proprio qui davanti e Matteo Messina Denaro venne con due bracciali d'oro, uno per me e uno per Giuseppe, ce li regalò così, a modo diciamo forse per ringraziarlo un po' perché lui si metteva a disposizione pure per la casa che gli trovava a Palermo. Sì. Sì. Senta, vorrei tornare un attimo a un dettaglio che lei ha già indicato a proposito di alcune circostanze in cui lei ha accompagnato Giuseppe Graviano in una casa in via Tranchina, sì, quella che lei indica una traversa fra viale Strasburgo e via Ugolo Malfa. Sì. Lei ha mai visto chi incontrava lì Graviano? No, fisicamente no. Io mi ricordo che la prima volta in assoluto quando ci siamo andati, perché questa abitazione si trova proprio in prossimità, c'è vicinissimo un passaggio a livello, e noi entrammo da questa stradina che costeggiava il passaggio a livello. Giuseppe, proprio in quell'occasione, che era la prima volta, mi disse... Scusi se la interrompo, sì. Riesce a collocare nel tempo questa prima volta in cui è andato in via Tranchina? Sì, siamo nel 1992. Perché mese? I mesi sono prima della strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio. Prima della strage di Capaci, quindi siamo prima del maggio 92. Sì, sì. E poi ma era già primavera, era inverno? Guardi, non mi ricordo diciamo con precisione, però diciamo per buona parte, da prima delle stragi sicuro, fino a diciamo fino al giorno in cui hanno arrestato a Totorrina, praticamente che è avvenuto a gennaio del 1993. Io, come ripeto, la prima volta in assoluto che lo accompagnai, lui mi disse, dice Fabio, dice lasciami qua, che era a poche decine di metri dal portone dove lui sarebbe entrato. Mi ha detto appena io scendo dalla macchina, dice tu, e mi vedi girare l'angolo, dice dopo due secondi metti in moto e mi segui, dice perché voglio che vedi dove entri, dove entro. E così fece, appena lui girò l'angolo io mi misi in moto, vidi dove lui entrò, quindi materialmente l'ho visto dove ha bussato e dove è entrato. Mi scusi, ricorda se può descrivere questo immobile, se era un palazzo alto, se era una casa singola? Io mi ricordo che c'era un portone grande, dottore. C'era un portone grande e poi io questa casa, diciamo poi io fui arrestato nel 95, poi sono uscito. Diciamo che poi quando sono uscito, qualche volta che ci passavo da questa strada, ho visto che c'è scritto Biondino in questo portone dove io lasciavo a Giuseppe. Perché sì. Dico, sono in grado di riconoscerlo fino ad oggi, anche se sono passati, perché ce l'ho portato più di una volta. Ma dico, era il portone di un appartamento o di un, cioè di un condominio? C'era un portone grande, diciamo, eppure cioè tutto chiuso, cioè sembrava come se entrasse in un atrio questo portone, come se, cioè non si vedeva niente, era un portone chiuso. Si presentava grande. Il portone di un palazzo a più piani? Non ricordo a più piani, però mi ricordo che era un portone questi grandi, è tipo quando lei arriva in questi scantinati che ci sono i portoni alti, così era. Ho capito. E Giuseppe Graviano per entrare aprì con la chiave o suonò al citofono? Mi sembra che o c'era qualcuno ad aspettare, no, chiavi non ne aveva, o c'era qualcuno che lo aspettava o bussò, perché non... E lei questa scritta Biondino, dove la vide? Io la vide, questa l'ho vista successivamente, quando poi io sono stato scarcerato a maggio del 99, diciamo poi, diciamo dopo il 99, qualche volta che sono passato da questa strada di qua, ho visto che c'è scritto Biondino qua. Ma c'è portone. Scritto Biondino dove? Nella targhetta del citofono? O nel portone, è scritto anche abbastanza grande, diciamo così, da vederlo con la macchina quando si passa. Capito. Indica le dimensioni di una bottiglia. Ecco, ovviamente poi non potete vederlo, comunque ha fatto riferimento a una bottiglia da mezzo litro. Piuttosto grande, per capire. Va bene. E quindi lei raccontava di questa prima volta, dice non sapevo lì che cosa, cioè, se ha descritto queste modalità. E poi invece quante volte si sono ripetuti queste visite di Graviano in questo palazzo, in questo portone di via Tranchina? Io il numero non lo so quantificare, però siccome è durato, diciamo, per una buona parte del 92 questo discorso che lui andava in questi appuntamenti, io l'avevo percepito subito che, diciamo, che questo fosse
per Giuseppe è un appuntamento un po' più delicato rispetto agli altri. Perché? Perché spesso capitava che quando voleva che lo accompagnassi in questo appuntamento, Giuseppe mi chiedeva di portare dei soldi. Dice portami dei soldi, che potevano essere 10, 20 milioni, 25 milioni, parliamo di lire ovviamente. E lei come li procurava questi soldi? O me li dava Fifetto Cannella, o me li dava mio cognato Lupo Cesare, diciamo, erano soldi io. Quindi erano soldi, non so se il termine è esatto, di una cassa dell'associazione, o erano soldi personali delle persone che glieli davano? No, ovviamente erano soldi nella disponibilità di Giuseppe Graviano, perché lui mi diceva o vai da Cesare, o vai da Fifetto, ti fai dare questi soldi, o me lo faceva sapere prima, preparami questo importo per questi soldi. Diciamo, io avevo capito che come funzionava esattamente il contrario, quando lui aveva gli appuntamenti erano gli altri che portavano i soldi a lui. Io lo intuì subito che c'era qualcosa di diverso in questo diciamo, luogo, in questi appuntamenti che lui si andava a fare. E l'ho sempre avuto questo dubbio, l'ho sempre avuto, fino al giorno in cui arrestano Rina e ci siamo, diciamo, per quello che mi disse Giuseppe, io capì pienamente che lui in quel posto, tra le altre persone, incontrava Salvatore Rina. Ma lei ricorda proprio la data dell'arresto di Rina? Forse il 15 gennaio del 1993. Sì, e lei quel giorno si era visto con Graviano? Lo stavo appena portando all'appuntamento in via Tranchina, è successo proprio di mattina. Uh-huh. Dovevamo recarci a questa... no, dovevamo, ci recammo, io lo accompagnai. Di prima mattina erano le 8:30, lo portai in questa strada via Tranchina, lo lasciai, me ne andai. Il tempo di arrivare a casa, appunto a Borgulivi, appena sono salito a casa... c'era mia sorella che a quei tempi, la piccolina, avrà avuto 14-15 anni, e mi dice, sai, hanno arrestato Cosa Nostra. Io ho detto, che cosa? Si espresse così, dice, hanno arrestato Cosa Nostra. Capì subito che la notizia non era data così, ma che era successo qualche cosa. Ho acceso la televisione e ho preso dell'arresto di Totò Riina. Allora io, pienamente convinto che Giuseppe si incontrasse con Totò Riina, ho detto, e lui che fine ha fatto? Come? Comunque mi sono messo in moto, ho cercato, rintracciato Fifetto Cannella, gli ho detto mai notizie di Giuseppe, dice stai tranquillo, dice è con me. Ah, ecco. Sì, lui aveva fatto o si è fatto accompagnare o ha rintracciato Fifetto Cannella, comunque. Ma lei sa dove venne arrestato Riina? Per quello che no, si sente. Mi scusi, ha ragione, no, è notorio. Vabbè, lo dico comunque ormai. No, se vuole sapere se Giuseppe mi disse dove lo arrestarono, no. Ecco, allora, il luogo dove poi, secondo le cronache dell'epoca, venne arrestato Riina, era vicino di passaggio rispetto alla via Tranchina, rispetto a quel portone via Tranchina. Dottore, in macchina neanche 5 minuti ci sono. Mm-hmm. Perché dalla rotonda di Leonardo da Vinci in via Tranchina quanti chilometri sono? In effetti la domanda in questi termini non può essere posta perché sono dati oggettivi. Forse, a meno che non fosse diretta, a capire se loro passavano per quella... No, voglio dire, siccome... credo che abbiamo indicato subito la notizia. Sappiamo il punto dove è stata arrestata Riina, sappiamo la via Tranchina, quindi poi è inutile chiedere al testa. Allora, lasciamo stare. A proposito dell'arresto di Riina, lei poi quando ha rivisto Graviano? Io Graviano lo rividi o il pomeriggio stesso, al massimo l'indomani. Sì. E nel momento in cui l'ho rivisto, è come se da sempre Giuseppe mi avesse detto a me che in quel posto incontrava Riina. Che vuol dire? Chiarisca questo pensiero. È perché appena io lo vide, Giuseppe, ma che è successo? Non mi dire niente, era visibilmente dispiaciuto di questa situazione, diciamo, di questo arresto che c'era stato. E lì, in quell'occasione, Giuseppe si sbottono a parlarmi appunto di suo Cristiano, come lo chiamava lui, quindi appunto di Riina, come se ne avessimo parlato sempre. Ma in realtà noi non avevamo mai parlato di questa persona. Ho capito. E che cosa le disse in particolare? Mi ricordo benissimo che mi disse, dice Fabio, dice no, dice è come se siamo tutti figli di Gesù Cristiano, come siamo tutti figli di questa persona. Sì. Questa fu, diciamo, la prima frase che lui mi disse. Dice ora, dice è possibile, dice che scoppierà una guerra. Dice però, dice tu devi stare tranquillo, dice perché a te, dice non ti conosce nessuno, quindi dice tu, dice sotto questo punto di vista non rischi niente. Dice, noi abbiamo degli impegni presi, questo Cristiano, dice, ed è giusto che li dobbiamo portare avanti. Uh-huh. Aggiunse, dice, vede, noi dovremmo fare, dice, quello che dice la legge, ma non è così, Fabio, dice, perché la legge, dice, ce li facciamo noi.
Dice, anche perché dice, noi abbiamo le nostre garanzie, e mi ricordo il gesto che lui fece così, dice, noi abbiamo le nostre garanzie, faceva così col dito verso l'alto. Io non lo posso vedere, però. Faceva un gesto col dito verso l'alto. Col dito indice indirizzato verso l'alto. Ah, dice, le nostre garanzie. Dice, noi abbiamo le nostre garanzie, dice, o fanno quello che gli diciamo noi, dice, oppure gli rompiamo le corna. E questo fu, diciamo, un dialogo, un monologo di Giuseppe, perché io non osavo mai chiedere quando lui parlava. Questo fu quello che mi dice, cioè, ripeto, mi parlò di questa persona come se lui da sempre mi avesse detto che andava a questi appuntamenti. Io, per realtà, la registrazione, quindi un dito indice elevato verso l'alto. Quando parla di garanzie. Quando parlava di queste garanzie. Ecco, lei chiese ulteriori dettagli, spiegazioni, chiese a Graviano di capire meglio quello che lui voleva dire? No, dottore, non è, io... Né in quel momento né successivamente? No, su questo argomento non ci sono tornato, perché, ripeto, quando Giuseppe parla è così, se lui una cosa la vuole dire la dice, se non la vuole dire nega pure l'evidenza, e quindi io ormai sotto questo punto di vista lo conoscevo, quindi mi limitavo ad ascoltare quello che lui diceva. Ok, a prescindere dal fatto che Graviano, che lei chiesa o non chiesa a Graviano, lei successivamente capì il vero senso della frase di Graviano, e se sì, da che cosa? Ma io il vero senso della frase è ho fatto un mio pensiero, per come mi ero fatto il pensiero che lui andasse in questo posto per incontrare Riina. Perché vede, un altro particolare che mi è sfuggito è sempre in questa conversazione che ho avuto con Giuseppe, dopo ovviamente l'arresto di Riina, mi disse, dice, io non ci credo che in questo posto dove ci vedevamo noi, hanno detto che era tutto imbottito di microspie e telecamere, dice, io non ci credo, Fabio, dice, perché se fosse stato veramente così, dice, avrebbero fatto quantomeno il blitz mentre eravamo tutti là dentro. Ecco, da questo tutti io ho capito che lui incontrava altre persone qua all'interno, dice, ci arrestavano tutti insieme, dice, non solo, dice, là dentro c'erano di quei soldi, dice, che ci potevano comprare la Sicilia, dice, tu pensi che la polizia non fa irruzione, dice, in un posto se è vero che ci sono le telecamere. Mi parlò anche di questo. D'accordo, quindi questo per completare sì. Ciò che Graviano le disse quasi sì, come reazione all'arresto di Riina. Ma la domanda era, lei ebbe modo di comprendere a fondo ciò che realmente Graviano voleva dire con quelle parole? Per esempio, gli impegni presi con questo cristiano che voi dovevate portare avanti. Sì. Quali erano questi impegni, se lei ebbe modo di capirlo? Sì, dottore, lei non è... Scusi, lui non me lo disse, Giuseppe Graviano. Un attimo soltanto, che c'è l'avvocato Di Peri. Va bene, no, ha già risposto. Comunque si chiede una deduzione, in fin dei conti. Questo volevo fare rilevare. E infatti dai, non proprio una deduzione, ma quello l'ho inteso su quel discorso che ha fatto prima delle parole dette e non dette. Quindi credo che possiamo in ogni caso chiedere, fermo restando le valutazioni che poi ognuno potrà fare. Risponda... Allora, io, riallacciandomi a quanto ho riferito fino a questo momento, io quando riferisco una cosa di Giuseppe Graviano che lui non mi ha detto, io se la riferisco è perché prima l'ho pensata e poi ho avuto la conferma. Come tante cose, come tutte le cose che sono successe durante la mia conoscenza, la mia vicinanza con Giuseppe Graviano, io non avevo bisogno che lui me lo diceva. Ora, allora, ci dica queste cose di cui poi ha avuto conferma, anche segue come ha avuto conferma. Noi abbiamo degli impegni presi che li dobbiamo mantenere. Che cosa significa, dottore? Ripeto, a me Giuseppe non me lo dice, ma questa è l'esperienza che si acquisisce stando accanto a queste persone. Gli impegni presi per me cosa sono? Tutto quello che sta succedendo, tutte le stragi che sono successe, ed altre eventualmente da compierne. Questo è quello il pensiero. A quali stragi si riferisce? Siamo a gennaio del 93. Siamo a gennaio del 93. Fino a quel momento non è successo niente, è successo soltanto... Avremmo da ridire. Chiedo scusa, prego. Io già mi riferivo, non è successo niente al 93, si riferisce a quello del 93. Successo poi nel 93. Un pensiero che faccio io, abbiamo degli impegni presi, può essere riferito a quello che poi è successo. E chiedo umilmente scusa, mi sono espresso male. Sì, no, abbiamo capito. Non volevo dire non è successo niente, ma il riferimento ai fatti del 93. Quindi, magari all'interno dell'associazione Cosa Nostra ci poteva essere una stragista che voleva portare avanti un progetto e un'altra la che non voleva farlo. Ecco il suo, può essere che scoppierà una guerra. Però lei già qua ci sta facendo un discorso veramente da deduzione. Okay, poi lei ci ha detto ha avuto conferme successive. Vediamo se ci sono conferme successive che lei ha avuto su questo discorso. No, perché non c'è più tornato Giuseppe con me in questo discorso. Quindi, se vuole, io non ne ho. Quindi sono deduzione anche quando poi sono successe le altre stragi? Ovviamente nel sì. 93 lei non ha avuto nessun riferimento o l'ha avuto? No. Non ha avuto. Scusi, a proposito delle stragi del 93, lei ha conoscenza se
Giuseppe Graviano era direttamente, di là dagli eventi poi processuali successivi, ma in quel momento, nel 93, quando quelle stragi furono consumate, lei ebbe contezza del coinvolgimento personale diretto di Graviano in quelle azioni criminali? In una. Cioè quale? L'attentato a Maurizio Costanzo. E come ne ebbe contezza? Perché in quei giorni, Rifetto Cannella, mi ricordo benissimo che era partito, perché non mi ricordo per quale motivo lo cercavo, lo chiese a Giuseppe, mi disse non c'è, dice a Roma. Sempre in quei giorni successe che ci fu questo attentato a Maurizio Costanzo, poi io dopo non so quanti giorni passarono, una settimana, cinque giorni, quattro giorni, vidi Fifetto Cannella e commentai con Fifetto Cannella, cioè, dicendogli, ci sembra che sono ciechi questi che hanno fatto questa azione, cioè, non l'avevano visto che quello era passato tipo già da cinque minuti. Fifetto Cannella non mi rispose, non mi disse niente e andò a riferire a Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano mi rimproverò aspramente dicendomi, dice, ti sei permesso, dice, di dire queste cose a Fifetto Cannella, se sono noi, se ci vedono, se non ci vedono, dice, ti devi stare zitto, dice, non ti devi mischiare nei discorsi. Quindi io, ecco, vedi, quando uno dice un'intuizione, io ho capito che Fifetto Cannella era a Roma a compiere questo attentato. Andate a vedere poi le sentenze. No, se... lasci stare. Senta, mi consente una considerazione, scusi, pubblico ministero. È l'avvocato Di Peri per la registrazione che interviene. Sì, Presidente, il pubblico ministero che può operare le scelte che più preferisce ci ha depositato nell'ambito di questo processo un solo stringatissimo verbale, per giunta credo riassuntato, di pochissime pagine. Noi abbiamo notato, almeno io, ma credo anche i colleghi, che alcune domande sono veramente originali, cioè alcuni argomenti sono affrontati per la prima volta. Io penso, ripeto, non è un addebito a nessuno, che forse il pubblico ministero o a fronte delle sue conoscenze acquisite attraverso altri verbali che non ci ha depositato, svolge delle indagini sulle quali noi ovviamente non possiamo effettuare alcun doveroso controllo. Ma, allora, scusi, se, cosa, posso, scusi, avvocato, se posso finire il mio quasi una... Facciamo pensiero. Completare. Ho detto penso, poi non so se è così. Allora, se ci fossero, per esempio abbiamo sentito parlare di familiari, poliziotti o carabinieri del signor Tranchina, di cui io non ho traccia nel verbale, eppure è stata fatta una domanda assai puntuale. Allora, se ci sono questi verbali, che il pubblico ministero ce li mettesse a disposizione. Se invece questi verbali non ci sono e sono conoscenze acquisite dalla loro formidabile, peraltro, esperienza giudiziaria, io direi di limitare un po' il campo nei limiti del possibile, perché veramente è difficile per noi operare un controllo. La funzione di questi verbali è innanzitutto quella di poterli utilizzare per la contestazione, evidentemente il pubblico ministero non li deposita e non li potrà utilizzare nelle contestazioni. Poi per il resto... No, io vorrei chiarirlo perché davvero... Tra l'altro sono dichiarazioni anche pubbliche di altri processi, appunto, io anche credo che, non soltanto che... di indagini questo del pubblico ministero, ma sono dichiarazioni pubbliche di altri processi. Il processo di Firenze noi non c'eravamo. Il processo di Firenze noi... Io non, non mi riferivo al processo di Firenze, ma l'unico verbale che utilizzerò eventualmente laddove necessario per le contestazioni sarà il verbale depositato in atti del 15 febbraio 2014 e redatto dall'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo. Tutte le altre conoscenze, sì avvocato, sono conoscenze che derivano dalla nostra esperienza e dalla conoscenza che si può avere dalla lettura ordinata e ordinaria di tutti gli atti che riguardano le vicende di cui ci stiamo occupando. Ma naturalmente laddove dovessero arrivare risposte diverse da quelle che ci attendiamo perché le conosciamo agli altri processi, non faremmo nessun tipo di contestazione. Direi di fermarci qui perché diamo per scontato che sono sempre verbali di altri procedimenti e che quindi non sono nel fascicolo del pubblico ministero in quanto verbali di altri procedimenti. È una questione che abbiamo già affrontato e risolto in altri procedimenti. È chiaro che la domanda sui parenti riguardava la credibilità e la credibilità di una certa procedimento. Deriva dalla mia esperienza. Procediamo nell'esame, pubblico ministero. Non ricordo più qual era l'ultima domanda sulla quale ci siamo fermati, vediamo se possiamo... Stava rispondendo ma erano appunto sulle stragi del 93, il coinvolgimento sull'attentato a Costanzo da cui aveva intuito quel colloquio, da cui aveva intuito o dedotto che vi avessero partecipato Fifetto Cannella e quindi Graviano o l'uno o l'altro. E a proposito invece dell'espressione sugli impegni presi, abbiamo già detto, abbiamo le nostre garanzie e rassicurazioni, lei su questo ha avuto successiva conferma in punto di fatto, però non deduzioni sue, di garanzie e da chi provenivano queste garanzie? Perché il discorso non ha avuto un seguito. Ma neanche con altri personaggi dell'entourage di quelle persone vicine a Graviano? No, è che si figuri se io vado a fare una domanda a una persona eventualmente che non è Graviano. Senta, lei ha mai saputo chi erano le persone che dovevano fare quello che Graviano voleva?
che altrimenti rischiavano di avere rotto le corna, scusate l'espressione? No, non me lo disse, non mi fece nomi in questa... Ok. Senta, parliamo ora delle vicende che le sono note, di cui lei ha accennato prima, che riguardano le stragi di Via D'Amelio e di Capaci. Intanto, come domanda generale, lei ha contezza precisa, in punto di fatto, non come deduzioni sue, di coinvolgimenti diretti e personali di Giuseppe Graviano in questi due episodi criminosi? Ho già riferito pure alle varie procure. Quindi la risposta è sì o no? Sì. E per quanto riguarda l'omicidio Lima? Per quanto riguarda l'omicidio Lima, io, come ho anche dichiarato durante gli interrogatori, quando ci fu l'omicidio Lima, Giuseppe Graviano mi disse espressamente di non andare nella zona di Mondello. Ma, cioè, a omicidio consumato o prima? Prima. Quanto tempo prima? Ma i giorni non me li ricordo, ma sarà stato qualche giorno prima, una settimana prima, mi disse, dice non andare nella zona di Mondello in questo periodo. Mm-hmm. E poi, e lei gli chiese la motivazione, il perché? No, assolutamente no, come successe pure per la strage di Via Capaci. Aspetti, fermiamoci a Lima per ora, quindi Graviano qualche giorno prima, Graviano un giorno le dice non andare a Mondello. Non andare nella zona di Mondello. Perfetto. E poi? La stessa cosa successe quando... Quindi lei non andò a Mondello per qualche giorno, voglio capire, giusto? Sì. Dopo quanto tempo ci fu l'omicidio Lima? Io l'ho detto, non mi ricordo se me lo disse 3, 4, 5 giorni prima. Nel momento in cui ci fu l'omicidio tutti capimmo che il motivo era questo di qua, che non dovevamo recarci nella zona di Mondello. Perfetto, perché l'omicidio prima venne consumato lì. E invece per Capaci ci fu un qualche preavvertimento, un qualche segnale che Graviano le diede? Per Capaci successe che una decina di giorni, 10, 15 giorni prima, io avevo accompagnato Giuseppe ad uno dei suoi appuntamenti, non ricordo in quell'occasione in quale e con chi, però mi ricordo che quando avevamo finito di fare questo appuntamento eravamo nei pressi della rotonda della Vioreto, diciamo, dove inizia l'autostrada, diciamo per andare in direzione Catania e Messina, diciamo in questa rotonda che poi si scende dalla Vioreto, mi disse, dice, di rallentare, dice, perché di lì a poco avremmo incrociato Fifetto Cannella. E così fu, neanche passarono il tempo che me lo stava dicendo e arrivò Fifetto Cannella a bordo di una Volkswagen Polo di colore blu. Mi chiese di seguirlo, dice vacci dietro, dice cammina dietro di lui. Abbiamo percorso tutto il viale Regione Siciliana, arrivato all'altezza del Motellaggi, Fifetto si accosta con la macchina sul marciapiede. Io mi fermai dietro di lui, Giuseppe è sceso dalla macchina, vidi a tutti e due, a Fifetto e a Giuseppe, che aprivano il bagagliaio della Polo, dove all'interno c'era un sacco nero, un sacco della spazzatura, questi dell'Amia. Scusi, ma che orario era della giornata? Di pomeriggio. E che periodo esatto? Come? Che periodo esattamente? Ma siamo tra 10-15 giorni prima che avvenisse la strage di Capaci. Sì. E appunto io notai, perché lo vidi, questo sacco nero. Fifetto tornò verso la mia macchina, si mise in macchina con me, Giuseppe si mise alla guida della Volkswagen Polo e proseguì dritto, quindi direzione autostrada, come se volessimo fare strada verso, diciamo, Capaci, per intenderci. E poi di lì a poco, che eravamo circa una settimana proprio prima che avvenisse la strage di Capaci, mi chiese di non passare proprio dall'autostrada, ma lo chiese... Io la sento troppo piano. Si avvicina al microfono. Una settimana prima, giù di lì, un giorno prima, un giorno dopo, lui mi, diciamo, proprio, quindi 7 giorni prima che avvenisse, c'è un particolare che mi torna in mente. Quindi le disse, siccome non hanno sentito, lo ripeta, quindi le disse di non passare dall'autostrada. Mi sta venendo in mente un particolare, perché io la domenica precedente, se non ricordo male, fui di matrimonio nella zona dell'aeroporto, quindi l'ho percorsa l'autostrada, sia all'andata che al ritorno, quindi probabilmente lui me lo disse il giorno dopo, il lunedì, mi disse, dice, non passare dall'autostrada. Le disse per quanto tempo questo divieto vigeva? No. Mi disse per ora non passare dall'autostrada. E allora io un po' mi allarmai e gli disse, Giuseppe, ma tu lo sai che mio padre, i miei genitori hanno il villino a Carine? E ci disse, io lo posso dire a mio padre pure quello che tu mi stai dicendo, tipo di non passare. E mi dice, cenno con la testa, come dire, tipo annui. Dice, vabbè, dice di non passare. Quindi una settimana prima. Poi ci fu la strage, quindi, dopo la settimana. Sì. E lei poi... da questa strage, come dire, capì la ragione di quell'avviso? Ovviamente sì, anche perché c'era stato pure un precedente, prima che della strage, diciamo, di Capaci, c'era stato un altro precedente che, vedendo le immagini del dottore Falcone in televisione con tutta la scorta che aveva, io guardai Giuseppe e gli dissi, questa persona è inavvicinabile. Lui, mi ricordo che mi fece tipo un gesto con la mano così, tipo aspetta, dice, aspetta un poco, dice, poi purtroppo poi
È successo. E questo quanto tempo prima, per completare? Ma non fu tanto tempo prima, perché io anche in altri interrogatori ho riferito, diciamo, di un appuntamento, di un incontro che ci fu tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992. Ho accompagnato Giuseppe Graviano in un terreno nella località di Corso dei Mille, dove io vidi materialmente con i miei occhi caricare delle armi all'interno di alcune automobili, dove si dovevano spostare nella zona di Roma per andare a compiere un attentato. Io, senza che nessuno me lo dicesse, ho capito, perché da quello che sentivo, che era una cosa molto rischiosa, che era un'azione, diciamo, pericolosa che dovevano fare, senza che nessuno me lo disse, capì che dovevano colpire il dottore Falcone. Cioè, anche questo, mi dispiace usarlo il termine, ma me lo sono immaginato. Nel momento in cui io sono con Giuseppe Graviano e vediamo queste immagini, perché poi loro sono le persone che sono partite, poi sono tornate e non era successo niente, io in quei giorni che sono con Giuseppe Graviano e vedo queste immagini in televisione del dottor Falcone che esce proprio da un ristorante a Roma dove lui era stato a pranzo, vedendo la scorta che aveva, io proprio per questo lo guardai in faccia e gli disse: ma come si avvicina questa persona? E lui proprio mi fece questo gesto, dice: aspetta, dice, poi lo vedi. Senta, lei poi effettivamente consigliò a suo padre e ai suoi familiari di non passare dall'autostrada per raggiungere il villino di Carini? Sì, sì, lo disse a mio papà: c'è, papà, se deve andare a Carini, c'è, in questi periodi prenderà la statale, non ci andare, se non prenderà l'autostrada. Lo disse pure a mio cognato, che faceva il rappresentante, riparava i fotocopiatori, quindi lui partiva sempre. Trapani, suo cognato, diverso da Cesare Lupo? Sì, sì, il marito di mia sorella. Io lo disse, diciamo, in maniera molto leggera, ma glielo disse: se non passare, non ci passare. Senta, e dopo la strage lei ebbe modo di commentare questa cosa con suo padre o suo il padre? Il giorno che proprio che ci fu la strage, io mi ricordo che mi trovavo a Misilmeri in un villino di proprietà di mio cognato Cesare, anche se a piano stop, anche se intestato alla moglie, e poi confiscato questo villino. Mi ricordo che mentre eravamo lì c'era la televisione accesa e scorsero le immagini, diciamo, i sottotitoli che c'era stato l'attentato appunto al dottore Falcone, e io con gli occhi guardai mio padre come per dire: hai visto che avevo ragione. Non c'è stato un dialogo, uno scambio di... però con gli occhi gli feci, ripeto, gli feci intuire, visto che avevo ragione io. E poi lei ebbe modo di commentare con Graviano questo discorso? La riuscita, diciamo così? No, proprio commentare personalmente no, però mi ricordo dei commenti che si facevano, Filippo Graviano come se andasse cercando una giustificazione a questo atto barbarico che era stato compiuto, che per esempio gli sentivo dire delle cose, dice: pure sai, parlando con le persone, a suo modo, le persone non si lamentavano di questo attentato perché muoiono più persone con gli incidenti, dico discorsi che veramente, come se cercassero tra di loro una giustificazione, che avevano colpito solo le persone che loro volevano colpire, tipo che non erano morti estranei. Volevano giustificare, diciamo, questa barbarie che avevano fatto. Però di commenti proprio diretti, non per quanto riguarda la strage di Capaci, no. Senta, e invece per Via D'Amelio? Per Via D'Amelio? Ci sono stati pure, come dire, delle avvisaglie precedenti o ci sono stati da parte sua coinvolgimenti più diretti? Per Via D'Amelio è un po' diverso, perché in due occasioni che Giuseppe tornava proprio da questo appuntamento di Via Tranchina, di questo posto di cui ho parlato prima, per ben due volte mi ha chiesto al ritorno di passare, mi fece passare dalla Via D'Amelio, non mi disse passiamo da Via D'Amelio, lui mi faceva indicazione, prende di qua, gira, comunque mi ha portato in Via D'Amelio. Ed è successo due volte questo a mo' di sopralluogo. Uno è successo, per esempio, saranno stati a distanza di due settimane, di 15 giorni questi due sopralluoghi, ecco, chiamiamoli così, uno a inizio di luglio e uno proprio la settimana in cui avvenne la strage, e fu tutte e due in occasione che lui usciva da questo appuntamento che io avevo lasciato e io lo ero andato a prendere. La prima volta mi fece passare una sera da qua da via, alla fine dell'appuntamento da Via D'Amelio, la seconda volta, che è stata proprio la settimana che precedeva la strage, mi ci fece passare di nuovo, e in questa occasione c'era pure Fifetto Cannella che ci precedeva con la sua macchina. Mi ricordo che durante credo il secondo passaggio lui disse tipo: non ti fermare, dice rallenta ma non ti fermare, dice, perché questa è una zona che è scotta, usò queste parole entrando in Via D'Amelio, perché la Via D'Amelio, mi ricordo che c'erano macchine posteggiate da tutti e due lati, in più c'era una fila al centro di macchine, quindi noi entrammo dalla parte sinistra, per intenderci proprio il lato dove ci fu l'esplosione, entrammo e abbiamo fatto il giro così a ferro di cavallo, siamo entrati e siamo usciti. E ricordo che la prima volta siamo passati, la seconda volta un po', diciamo, fu un po' più, si sbottonò un po', nel senso di dirmi tipo: non ti fermare, questa è una zona che è scotta.
Poi mi aveva chiesto lui pure di reperirgli un appartamento in via D'Amelio, perché mi disse, dice, ascolta Fabio, dice, mi serve un appartamento proprio qua, dice, in questa zona in via D'Amelio. Io l'ho detto a Giorgio, Giorgio sarebbe pizzo, dice, ma non mi ha trovato niente. Dice, vuoi vedere se mi trovi un appartamento? Dice, però fai una cosa, dice, non te ne andare nelle agenzie, non dare documenti, non fare niente. Dice, non lasciare traccia di questo appartamento. Io gli abbassai la testa, ma dentro di me disse, come faccio a trovarti un appartamento senza dare documenti, senza cercare un'agenzia? E sinceramente non me ne occupai di questo compito. Poi quando lo rividi appunto nell'occasione del secondo sopralluogo, che lui poi mi chiese, dice, Fabio, dice, com'è finita, dice, per la casa? Cioè, non ho trovato niente. E lui in quell'occasione mi disse, dice, vabbè, dice, a rubo noi Dino. Ha usato questa espressione, a rubo noi Dino, come a dire, mi accomodo nel giardino, mi arrangio nel giardino. Ecco, questa è stata la traduzione di questa frase, che io non capì. Cioè, su a rubo noi Dino, se magari che raffare, ho pensato. Ovviamente ha fatto successo, ho capito tutte cose, i due passaggi che avevamo fatto in via da me. Questo discorso, non ti fermare, una zona che scotta. Il sabato sera che precede la strage di via D'Amelio, Giuseppe viene a dormire con me presso l'abitazione di Borgo Livia, diciamo, dei miei genitori. Siccome siamo al mese di luglio, non ci sono, quindi la casa è vuota, io ce l'ho nella mia piena disponibilità, lui viene a dormire con me. E in quell'occasione mi chiede, dice, Fabio, dice, domani che fai? Stiamo parlando del giorno del 19 luglio. Che fai domani? Gli ho detto, domani, gli ho detto, sono con me, la mia fidanzata, sua sorella, suo cognato, il marito di sua sorella, nella zona, non so se è Casteldaccia, ci dicono la Formica, qui c'è una piccola isoletta che affiora quando c'è la Passamaria, qua li chiamano la Formica come località. Io ho detto, sono qua tutto il giorno, che siamo con la barca e ci passiamo la giornata insieme. Dice, sicuro qua? Ho detto, sì, sono qua. Dice, allora è sicuro che dice che non ci sei a Palermo? Ho detto, sì, trascorre una giornata. Quindi lui, in questo modo, che cosa ha fatto? Si è assicurato che io non ero a Palermo, quindi non mi ha dovuto, diciamo, dare l'avvertimento più esplicito rispetto alle altre volte. Presidente, perdoni. Prego. Io chiedo che sempre l'avvocato Di Peri per la registrazione. Sì, che rimanga traccia della circostanza che il signor Clanchina sta parlando di fatti riferiti ad altri episodi consacrati in altri verbali di cui noi non abbiamo il possesso. Nulla questio che ne possa parlare. Però la Corte deve prendere atto che è soltanto il rappresentante dell'accusa che può verificare la veridicità di queste affermazioni e non certo la difesa. Voglio rimarcare la circostanza, Presidente, che noi qua ascoltiamo e non possiamo far nulla. No, quindi, domande le potrete fare su quello che ha dichiarato, qualsiasi altro. No, Presidente, perché ci sono dei verbali, lo ha già precisato, già resi ad altre autorità giudiziarie che noi non abbiamo. No, non l'ho precisato, non mi faccia dire cose che io non ho mai detto. Lo ha detto il Tranchina, scusi, ha detto il Tranchina che ha reso già altri verbali ad altre autorità giudiziarie. Abbiamo già dato atto ed è registrato che l'unico verbale prodotto, messo a disposizione delle parti, è il verbale reso nell'ambito di questo procedimento, nell'ambito di indagini integrative svolte in questo procedimento nel febbraio 2014. Ma ve ne sono altri che il signor Tranchina sta ripetendo. Ci sono sicuramente, visto che non è la prima testimonianza che rende, sicuramente ci saranno l'unico più. L'unico strumento, Presidente, noi abbiamo fiducia piena alla Corte e a lei soltanto possiamo demandare un eventuale controllo perché noi non siamo in condizione di farlo. L'unica verifica comunque che chiedo di poter fare è quella relativa all'articolato di prova che è stato fatto dai pubblici ministeri